La SEAP Aragona sbaglia la partita più importante della stagione e perde ulteriormente terreno dalla capolista Santa Teresa di Riva, che vince anche a Castellammare di Stabia e corre spedita verso la promozione in Serie B1. Alla luce degli ultimi risultati sono adesso 6 punti di differenza tra le due formazioni e sabato alla Palamicosia di Agrigento è in programma il tanto atteso scontro diretto. In caso di vittoria il Santa Teresa di Riva metterebbe una seria ipoteca sulla vittoria finale del campionato. La SEAP Aragona invece, se dovesse vincere, riaprirebbe il discorso primo posto. Ma servirà una squadra diversa rispetto a quella vista sabato scorso al Palarcobaleno di Pizzo Calabro. La SEAP Aragona ha perso 3-2, gara nelle immagini, contro un avversario che ha giocato con la tantissima grinta e con soltanto 7 giocatrici utilizzabili. La partita è stata combattuta dall'inizio fino alla fine. Il sestetto di coach Paolo Collavini è mancato nei momenti decisivi del match, commettendo tanti errori, mostrando poca compattezza tra i reparti e vistosi cali di concentrazione. Aragona gran completo, in campo scende al sestetto tipo, anche se Baruffi e Bicchieri non sono al meglio della condizione fisica. Al centro giocano Composto e Macedo, poi Cammise, Donassimiento, Martellini Cevitori, Libero, Marangon. Le padrone di casa rispondono con Mercanti, ottima la sua regia, Bruno, Filacchioni, Speranza, Labate, De Franco ed il Libero, Saieva. A seguire la partita, oltre un centinaio di spettatori. La gara inizia il segno dell'equilibrio, poi il sestetto di casa sale in cattedra e colpisce Aragona sia dalle bande che dal centro. A metà set, coach Collavini toglie Baruffi e Bicchieri e manda in campo Gabriele e Falcucci. Il risultato però non cambia, il primo set lo porta a casa il Volley Pizzo Calabro 25-19. La SEAP Aragona reagisce nel secondo set grazie ad ottime battute che mettono in difficoltà la ricezione avversaria. Bene Composto e Donassimiento. Il pareggio è servito 25-18. La battaglia prosegue nel terzo set con la SEAP Aragona che però sbaglia tanto nei momenti topici. Il Volley Pizzo Calabro, trascinata da Filacchioni e Bruno, riesce a conquistare il terzo set 25-19. Il quarto è avvincente fin dall'inizio. Le neroverdi cercano di chiudere la contesa, ma l'Aragona tira fuori l'orgoglio e nel finale trova i punti della vittoria 25-23 con Cammisa in grande spolvero. Si va al tie break. Dopo un confortante inizio, la SEAP Aragona sbaglia tanto e consente al Volley Pizzo Calabro di condurre con tanti punti di vantaggio. Il finale dichiara marca calabrese con la SEAP Aragona che crolla sotto i colpi di una scatenata Sara Speranza. Finisce in gloria per il Volley Pizzo Calabro che incassa 2 punti fondamentali per la salvezza. Per la SEAP Aragona una brutta battuta d'arresto che interrompe l'inseguimento alla capolista Santa Teresa di Riva.